Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento degli aperitivi con le muse. Vi porto i saluti del nostro presidente Veronica Mafizzoli, dei miei colleghi del CDA Gianluigi Marsiletti, Barbara Turra e Marco Zanini. Stamattina ospitiamo il nucleo sommozzatori del gruppo dei volontari del Garda. Il nucleo sommozzatori opera da vari anni, dal 1984, l'anno in cui è nato e si è fondato il gruppo dei volontari del Garda. Dalla sua nascita in poi, il nucleo sommozzatori è sempre stato attivo in prima fila, operando frequentemente a fianco delle istituzioni e per quanto riguarda le attività di superficie subacquee, attinenti laghi, fiumi, mare o bacini artificiali e relative ad ogni tipo di emergenze e di soccorso nautico, ricerca e recupero di persone e imbarcazioni ed interventi per calamità naturali. Sono dotati di un'imbarcazione, è un'ex motovedetta donata dalla Guardia Costiera ed è equipaggiata di moderne attrezzature per la ricerca e di recupero, ovviamente. Hanno un sonar e un ROV che consentono appunto di fare queste ricerche. Grazie alla loro grande passione e professionalità sono stati trovati dei delitti storici importanti, dei quali si era a conoscenza, ma che non erano mai stati trovati ed individuati. Questa mattina, dato che la fondazione comunque si trova a San Felice del Veneto, abbiamo individuato un relitto che si trova al largo dell'isola del Garda, è in prossimità dell'isola del Garda. E vi mostreremo le immagini di questo relitto trovato durante un'esercitazione e poi vi racconteremo la triste e tragica storia purtroppo legata appunto a questo ritrovamento. Questo è un fatto che si riferisce all'anno 1921 e quindi parliamo ormai già di un secolo, quindi sono 100 anni da questo tragico evento. Io adesso passo la parola a Luca Turrini dei Volontari che illustrerà il filmato e vi racconterà la storia che c'è dietro questo ritrovamento. Grazie a te, Luca. Grazie Marzia. Iniziamo allora questo racconto, che è il racconto di questo relitto, ma che partendo da questo relitto vuole raccontare anche la storia di un uomo che era su questa imbarcazione, che ha avuto veramente una storia incredibile una volta ricostruita, perché sono storie che se rimangono sepolte non conosce nessuno, ma che se vengono alla luce rivelano una miriade di situazioni di particolari interessanti che vogliamo raccontare perché secondo me ne vale la pena. E questo relitto abbiamo avuto la fortuna di ritrovarlo e di capire che relitto fosse e a che storia fosse collegato grazie a un personaggio che purtroppo è scomparso in questi giorni di San Felice del Benaco, che era Angelo Zanca, che con la sua memoria storica, lui era custode dell'isola, suo padre lo era, e aveva una memoria veramente incredibile di tutti i fatti che sono avvenuti sul lago di Garda, e di questa imbarcazione ci aveva parlato come di un naufragio di cui aveva sentito e che suo padre gli aveva raccontato, e ci ha messo sulla strada giusta per poi individuare tutto quello che abbiamo scoperto e che andremo adesso a raccontare. Il protagonista di questa vicenda si chiama Nicolò degli Albizzi e come vediamo dal suo albero genealogico, è figlio di una famiglia nobile, della nobiltà italiana e anche russa, di San Pietroburgo. Il padre, che è un Albizzi, che è di origine italiana, ma che prenderà poi il nome di nazionalità russa, col nome di Fyodor Aleksandrovich, degli Albizzi appunto, è discendente della famiglia Albizzi, che è imparentata con la famiglia di Scipione Borghese, che era allora proprietario dell'isola Borghese, che poi è diventata Isola del Garda,
appunto sul Garda, questo è il grande parentesi. La madre invece, che è Yekaterina Vladimirovna, è una nobildonna russa dell'aristocrazia russa della casa Akimpova. Di questa casa lui prenderà anche lo stemma che vediamo nella seconda slide, è uno stemma nobiliare di origine polacca che faceva parte dell'aristocrazia e della nobiltà russa e che con questo decreto che si vede adesso nell'immagine viene attribuito, essendo lui secondogenito, doveva avere un decreto di attribuzione e quindi si può fregiare di questo titolo nobiliare, quindi diventa un nobile. Lui era secondogenito appunto di questa famiglia, il fratello maggiore che era Georgi Fedorovich degli Albizi, diventa un ufficiale dell'armata bianca zarista, avrà due figlie, le sue nipoti, che poi con la loro discendenza lo collegheranno ancora di più alla famiglia Cavazza e quindi all'isola del Garda. Il fratello rimane nell'armata russa e viene ucciso nel 1920 combattendo per le truppe zariste, ovviamente essendo della nobiltà, contro l'armata rossa che in quegli anni poi attuò la rivoluzione russa e prese il potere in tutta la Russia. Lui dal 1905 al 1913 frequenta sia l'Accademia Militare dei Cavallerizi Sovietici che altre situazioni, diciamo, impara molto bene a sciare sulle montagne attorno a Mosca e a San Pietroburgo, allo Yuki Club probabilmente, che era il più importante dell'epoca. E poi, quando i bolscevichi cominciano a conquistare diversi territori in Russia, capisce che non è più aria per rimanere lì e chiede di essere inviato come ufficiale nella cavalleria dei Savoia, che siamo attorno al 1914, quindi l'Italia entra in guerra contro l'impero austriaco e lui chiede subito di, siccome era un appassionato di montagne e di neve, chiede subito di essere mandato sul fronte della Guerra Bianca con gli alpini, verrà, diciamo, trasferito al corpo degli alpini, molte volte si presenterà con le mostrine della cavalleria, però rimane, diciamo, nella storia anche storiografica raccontata come un ufficiale, un tenente. Era chiamato il tenente russo proprio per le sue discendenze e il fatto che conoscesse bene, amasse la neve e parlasse bene la lingua russa, poi vedremo che diventerà un fattore importante nella storia. Arriva quindi sulla D'Amelio e una delle cose che gli fanno fare, è abbastanza interessante, è questa che è anche illustrata nella fotografia che vedevamo prima con dei militari russi. Praticamente gli austriaci cosa facevano? Sul fronte orientale catturavano soldati russi che poi in realtà erano ucraini piuttosto che della Bielorussia o di altre zone e li portavano sull'Adamello e sulle montagne circostanti per creare le fortificazioni, per usarli come forza lavoro per creare appunto tutte le loro fortificazioni in vetta e nelle valli. Lui, il tenente Niccolò degli Albizi, cosa faceva? Si metteva sulle creste verso la valle dove c'erano gli austriaci e con un megafono in russo istruiva questi prigionieri russi, prigionieri degli austriaci, su come fare, su quale strada prendere per scappare, per venire verso le linee italiane e quindi essere liberati dalla prigionia russa, cosa che poi avveniva regolarmente. E quindi toglieva forza lavoro, diciamo così, alle truppe austriache della Prima Guerra Mondiale per limitare la loro capacità operativa sulle montagne. Ricevette diverse medaglie al valore, tre medaglie d'argento, e una di queste era proprio riferita a un fatto di guerra abbastanza conosciuto, che è la conquista del Corno di Cavento.
Il Corno di Cavento era una vetta abbastanza scoscesa, ripida, di difficile conquista, e che gli austriaci avevano occupato e dalla quale dominavano buona parte della valle. L'esercito italiano da qualche mese aveva proprio intensificato il più possibile le sue iniziative per cercare di conquistare il Corno di Cavento, ma proprio per il fatto che il lato italiano era praticamente una parete verticale molto scoscesa, non riuscivano mai a conquistarlo. Fino a quando, assieme ad altre compagnie di alpini, è partito l'assalto finale, preceduto da un bombardamento, e si racconta in diversi racconti sulla bibliografia storica di quella battaglia che Niccolò degli Albizzi partì come un satanato con un alpino dietro di lui che gli teneva il caricatore della mitragliatrice di corsa verso il corno. Molti soldati fuggirono, molti soldati austriaci, gli italiani riuscirono a entrare nelle fortificazioni e in questa battaglia che è diventata poi epica, morì quello che vediamo inquadrato in questo momento, che era un ufficiale, il tenente austriaco che difendeva quel corno e che poi ha lasciato un diario che è diventato un libro che racconta proprio tutta la vita sulla montagna e su questo avamposto, fino ovviamente al giorno in cui è stato conquistato. Lui venne ucciso durante l'attacco della conquista, fu l'ultimo a morire in quell'attacco, e il suo corpo, tra l'altro, come si chiamava all'epoca, per le vittime di guerra su in alta montagna, venne buttato in un crepaccio e non è mai più stato ritrovato. E, oltre a questo, ovviamente, grazie anche a questo fatto, Niccolò degli Albizzi si conquistò una certa fama e un certo nome anche a livelli di comandi delle truppe. Alla fine della guerra viene mandato, proprio perché parla bene il russo, nel Caucaso, a Tbilisi, dove ci sono, diciamo, in corso delle battaglie sempre fra l'Armata Rossa e l'esercito zarista e quello turco, per la conquista di quei territori, della Georgia soprattutto, che tra l'altro era la patria natale di Josef Stalin, della Georgia e dell'Armenia da parte dei turchi. In Armenia, appunto, perpetrò quello che è conosciuto come il genocidio del popolo armeno, che i turchi ovviamente non riconoscono, ma che in effetti produsse parecchi lutti e parecchie disgrazie, tanto che il popolo armeno divenne un popolo di profughi che vennero aiutati in quel periodo da una ragazza americana che si chiamava Mary Bona Kiefer, che si era presa come impegno proprio quello di raccogliere vestiti, indumenti e beni di prima necessità negli Stati Uniti per fornirli a questi profughi che si trovavano in Armenia o che erano fuggiti verso la Georgia, che allora era ancora in mano zarista, dove c'erano delle truppe tedesche e inglesi, con anche un contributo italiano a cui partecipa appunto Niccolò degli Albizzi, e che si stanziano appunto a Tbilisi, che è la capitale, e dove Niccolò degli Albizzi conosce appunto Mary Bona Kiefer, questa ragazza americana che poi vediamo nelle diapositive successive. Se si possono scorrere le diapositive dopo questa, no, non si scorre. Vabbè, comunque Mary Bona Kiefer conosce questo marchese italiano molto bello, aitante, che aveva anche una parlata molto sciotta, era conosciuto da tutti. I due si innamorano e
nel 1920, appunto, alla fine del 1920, Nicolò degli Albizzi, lei torna in America per raccogliere ancora vestiti e fondi per le popolazioni armene. Nicolò la raggiunge a New York verso nel mese di gennaio, arriva lì con una nave che si chiama Rotterdam, che è partita da Napoli. Arriva in America, si incontra con Mary Bonakiefer a New York, i due si sposano qualche giorno dopo e ripartono immediatamente con la stessa nave con cui erano arrivati per tornare appunto a Tbilisi e alle attività nel Caucaso che avevano lasciato sospeso. Purtroppo sbarcano in Grecia il 25 di aprile di quell'anno le truppe sovietiche, che vediamo qui in questa diapositiva, occupano le truppe dell'Armata Rossa, la città di Tbilisi. Quindi non si può più rientrare a Tbilisi e i due decidono quindi di tornare in Italia, prima a Roma, ospiti dei borghesi di Roma, e successivamente di passare la luna di miele sul lago di Garda, dove appunto lui, conoscendo Scipione Borghese, viene invitato nella villa sopra l'isola del Garda, e i due trascorrono il luglio su quest'isola, sull'isola del Garda. E qui entra in ballo il relitto che abbiamo trovato, perché se possiamo far partire il filmato, su questo relitto, su questa imbarcazione, i due partono per una gita nel luglio appunto del 21 sul lago. Sono loro due, lui è esperto anche di navigazione, quindi riesce a navigare a vela. A un certo punto però un violento temporale comincia a ingrossare il lago. Loro cercano di rientrare, la barca, come vedete, è un piccolo cutter, quindi non è che sia proprio indicatissima per condizioni di lago grosso. Il lago si ingrossa sempre più finché la barca purtroppo naufraga, affonda. E in questo naufragio purtroppo perde la vita Mary Bonakiefer. Lui si racconta che riesce con una tavola che è rimasta a galla ad aggrappare Mary Bonakiefer, che non sa e non è molto esperta in nuoto, forse non sa proprio nuotare. Si aggrappa a questa tavola, lui cerca di togliersi il più possibile i vestiti per riuscire a muoversi meglio e a soccorrere lei, che in quel momento è ancora aggrappata alla tavola, mentre sott'acqua che cerca di togliersi i vestiti, lei affonda, non riesce più a rimanere aggrappata. Quando lui riemerge, purtroppo non la trova più. E non la trova più e quindi rientra sull'isola, cioè, chiamandola disperatamente. Nei giorni successivi si cercherà di vedere se il corpo dovesse per qualche motivo riemergere, ma qui siamo a 180 metri di profondità circa, subito fuori l'isola, purtroppo il corpo non riemergerà più. E quindi l'imbarcazione che vediamo, il cutter che vediamo, è l'ultimo testimone di questa sciagura che rende vedovo Nicolò degli Albizzi, e da un certo punto di vista funziona proprio da spartiacque nelle due parti della sua vita, perché lui da questo momento comincerà una vita completamente nuova e in un posto completamente diverso da quello che ha vissuto fino a quel momento. Siamo nel 21, quindi la guerra è finita, l'avventura nel Caucaso è altrettanto finita, perché ormai il Caucaso è in mano all'Armata Rossa. E dopo questo naufragio, un mese dopo, lui decide di ripartire con una nave, deve fare il percorso che aveva fatto sei mesi prima, torna in America, negli Stati Uniti, e va a trovare la famiglia di Mary Bonakiefer a Sioux City, nello stato dell'Indiana,
rimane un po' a Sioux City con i genitori di Mary e qui comincia la sua avventura americana. In America diventa anche abbastanza famoso, anzi piuttosto famoso, viene citato in diversi articoli. Quella che vediamo qui è la targa che verrà poi posta non da lui, ma con le sue parole, sull'isola, che è ancora presente sul lato nord dell'isola, dove lui rimpiange appunto la morte della sposa con delle belle parole che si possono leggere qui. Dicevamo della sua avventura statunitense. Qui vediamo la carta di arrivo proprio negli Stati Uniti, il ritorno negli Stati Uniti nell'agosto del 1921. Questa è la sua firma, una delle lettere che poi, delle numerose lettere che poi sono state ritrovate in diversi archivi americani. Perché numerose, sono presenti negli archivi? Perché lui da subito si trasferisce a Denver e poi a New York. E grazie alla sua presenza, alla sua storia, a come la racconta, a come è capace a fare le cose, è un espertissimo sciatore, amante di due cose in particolare, lo sci e i cavalli. Soprattutto nello sci è ammirato dalla nascente industria del turismo invernale americano. E diventa praticamente l'organizzatore, il responsabile di tutti gli eventi e delle gare che vengono disputate a Lake Placid, che poi diventerà sede olimpica per gli Stati Uniti, subito sopra New York. E a Lake Placid, appunto, avrà un'intensa corrispondenza e viene citato in tantissimi articoli che ho ritrovato di giornali americani che ne parlano come di un personaggio assolutamente incredibile. Lo chiamano tutti il Marchese d'Albizzi, il Marchese degli Albizzi, perché tra l'altro i Savoia gli avevano riconosciuto il titolo nobiliare di Marchese subito dopo la guerra, perché lui aveva un titolo russo che poi è stato trasferito in Italia. Qui lo vediamo in una delle successive attività che poi lui intraprenderà, praticamente con il cugino Dimitri di Lussemburgo, si trasferiscono in Canada, nello stato di Alberta, nella zona del monte Assiniboine o di altre montagne circostanti, acquistano dei terreni e dei fabbricati e danno inizio diciamo, al turismo invernale ed estivo per ovviamente personaggi abbastanza benestanti dell'aristocrazia, della borghesia sia americana che canadese, ma soprattutto americana, e trasferiscono qui un'idea che ha molto successo, che è quella di attrezzare delle baracche come quella che vediamo nella foto, che serviranno come punto campo base per delle tappe turistiche, sia invernali che estive, che si possono fare quindi sia con gli sci che camminando, e che diventano dei veri tour escursionistici, attività commerciali a tutti gli effetti, nelle quali appunto l'organizzazione di Nicolò degli Albizzi, soprattutto, che qui vediamo con un'altra russa nel 27, sempre a Sibuan, diventeranno una delle sue attività principali e fonte di reddito. Dà anche il nome a delle località, qui in questa foto, ad esempio, sopra il Monte Mackenzie, in fondo si vede un lago, un angolo di quel lago prenderà il nome geografico appunto di Marquis Hall, che è poi un campo base che verrà utilizzato per il turismo invernale ed estivo, soprattutto estivo, in quella zona del Canada, nell'Alberta. Il Marquis Hall è un posto che lui ha individuato in fondo a questo lago dove si istituivano i campi provvisori con le tende e per tutti i turisti. È un luogo anche abbastanza famoso anche oggi perché è meta di escursioni con le motociclette. Ho letto che è stato chiuso e adesso riaperto perché è un posto abbastanza conosciuto e rinomato.
Dopo qualche anno, nel 1936, conosce questa ragazza. E lei è un'altra, diciamo, avventuriera, è giovanissima, ha 20 anni, ha vissuto in Europa e è stata nella Germania nazista, poi è scappata, ha avuto anche lei le sue avventure. Nel 1936 si incontrano, nonostante lui diciamo non avesse più questa grande passione per le donne e il matrimonio, però contrariamente al consigli di molti che ho trovato in parecchie lettere che lo riguardano, si sposano a New York in quell'anno e vanno in viaggio di nozze nel Galles a incontrare la famiglia di lei. In quest'altra lista di queste sono le liste, quelle che vediamo, dei passeggeri che arrivavano negli Stati Uniti, vedete che torna negli Stati Uniti su una nave partita da Boulogne in Francia, Nicolas degli Albizzi e la signora Cortris degli Albizzi tornano negli Stati Uniti, passano qualche giorno a New York e poi ritornano in Canada per le attività. Nel frattempo lui ha aperto altre attività, non più nel lato orientale del Canada, ma nel lato occidentale, ma in quello orientale, precisamente a Calgary, altra meta che poi diventerà sede di Olimpiadi. A Calgary apre un altro hotel per una contessa russa, acquista dei terreni e dà il via ad altre attività turistiche. Di questa storia con la nuova moglie ci sono diverse versioni, alcune lettere che sono state raccontate poi da altri storici che si sono interessati a lui. Sembra che a un certo punto ne fosse un po' ossessionato, tanto da chiuderla in una stanza e nei suoi appartamenti, non farla uscire, e la poteva vedere solo lui. Lei alla fine riesce a scappare, farà anche lei una vita di quelle romanzate a New York, dove si risposerà dopo aver ottenuto il divorzio da lui nel 40, si risposa con un campione e giornalista e politico americano abbastanza conosciuto, molto noto, e farà la sua vita a New York. Lui per diversi anni ancora prosegue nelle sue avventure, nei suoi affari in America, tra il Canada e gli Stati Uniti, soprattutto in Canada. Oltre alla passione del perdici, che lo ha reso noto in America, è anche un esperto conoscitore di cavalli, per cui ecco, diventa mediatore, qui lo vediamo di profilo, mentre conclude una vendita di parecchi cavalli chiamati Montana ed Alberta, appunto per un ricco signore francese. E ha altre attività, rimane coinvolto in concessioni per diciamo la ricerca delle miniere d'oro negli Stati Uniti. E si interessa di una miriade di affari, qui è con Lowell, che è uno dei vicinati che più lo aveva a cuore e che l'ha conosciuto meglio, sempre in un ranch dove si occuperà di cavalli, e rimane in affari negli Stati Uniti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, una cosa interessante, la sua storia si intreccia in maniera incredibile con quella di un altro relitto famoso che abbiamo trovato nel lago, che è quello del duca americano a Riva del Garda, dove sono morti 25 soldati della decima divisione di montagna americana, che era un po' il corpo d'elite alpino, degli alpini di montagna americano. E lui, proprio alla fine della guerra, è stato chiamato per organizzare dei corsi di sci e dei campi di addestramento per questi della decima divisione di montagna. E aveva individuato dei territori nel Nuovo Messico, sulle montagne del New Mexico, e purtroppo per alcuni motivi la cosa non andò a buon fine, ma è una cosa incredibile che la sua storia di un relitto così si sia intrecciata con quella di un'altra storia, che è quella del Duke
del mezzo anfibio americano su cui c'erano appunto questi militari. Diciamo che alla fine della guerra e nel primo dopoguerra cambia anche un po' la filosofia di vita negli Stati Uniti. Il fatto di essere un nobile italiano e di avere un carattere impulsivo, ardimentoso, con una storia romantica alle spalle, se vogliamo, non è più così importante, perché comincia a subentrare l'idea più del capitalismo, per cui del business. Si fanno affari e non si, diciamo, gli aspetti romantici rimangono in più in secondo piano rispetto a prima, e quindi, diciamo, tutta la sua influenza e probabilmente anche tutta la sua voglia di lanciarsi in affari negli Stati Uniti svanisce. Nel 1956 torna con un volo della Swissair a Ginevra e poi si trasferisce in Italia. Di questo periodo, quindi dal 1956 in poi, non sappiamo più molto, perché probabilmente si ritira a vita privata o diciamo compie degli affari che non vengono più poi riportati in nessun'altra cronaca. Non sappiamo quando, ma a un certo punto si ritira sempre sull'isola del Garda, dove vivrà gli ultimi suoi anni. Verrà colpito da una malattia degenerativa, probabilmente Alzheimer, non lo sappiamo, ma in una delle lettere che ho ritrovato, un amico scrive a un altro amico americano che è stato ritrovato dopo qualche giorno che vagava per le campagne della Val Tennessee e non si ricordava né che cosa avesse fatto né con chi avesse incontrato. E quindi probabilmente pian piano anche il suo ardore viene spento da questa malattia. E lui muore nel 1975 a San Felice, appunto, viene seppellito nel piccolo cimitero di San Felice del Benaco, e questa è la targa che lo ricorda, Nicola degli Albizzi, lui era Nicolò, capitano degli Alpini, medaglia d'oro al valor militare, 1891-1975, scusa, 89-75. Un'ultima, per chiudere tutta la questione, vorrei leggere quello che scrive una persona che ne ha ricostruito la storia, anche lui, americano, che è uno storico proprio dello sci americano, della vita sciistica americana, si chiama Allen, e lui ha scritto questo del Marchese degli Albizzi. In ogni sua attività ha giocato un ruolo determinante la sua esperienza sciistica e il suo spirito sociale. Era un uomo affascinante, aristocratico, adatto a sciare con esperti e principianti, principalmente a loro spese. Aveva anche un lato oscuro che non era insolito per le persone della sua classe. Il suo antisemitismo e il suo disprezzo per il denaro, che furono facilmente trasferiti dalla Russia zarista al ricco dei Plessy Club. Irly Stom, che è un personaggio sempre che è legato molto al turismo invernale americano, Irly Stom ammette che Nicolò avesse un lato crudele dentro di sé, che però è riuscito a mantenere nascosto anche a persone che lo conoscevano bene, come Lowell Thomas, che abbiamo visto nella foto precedente, e questo è quasi incredibile. Era evidentemente un'anima torturata, che ha vissuto una vita sportiva tutta sua, continuamente all'interno e fuori dall'alta borghesia. È la classica persona che potrebbe venire a cena e rimanere per un anno, perché, ovunque è vissuto, ha ispirato un immenso amore per la neve bianca e vergine. E questo è tutto quanto riguarda la storia di Nicolò degli Albizzi. Ti ringrazio, Luca. Io volevo ricordare che sono molti i reliti ritrovati dal gruppo volontari nei fondali del Garda. E è interessante perché, oltre al ritrovamento, si va avanti, si cerca la storia e, come in questo caso, si scoprono delle vite veramente straordinarie. Volevo ricordare, per chi non lo sapesse, che può seguire la pagina Facebook della Storia Sommersa, dove troverà altri video, altri ritrovamenti. Una cosa, Luca, qualcuno adesso chiedeva che mezzi sono stati utilizzati per la ripresa, per le riprese video, che mezzi usate, se vuoi specificarlo meglio tu,
come vengono realizzati questi video subacquei una volta ritrovati i relitti. Sì, allora, noi abbiamo diversi sistemi di ricerca che variano in base alla situazione di ricerca. Per gli alti fondali si usa un sonar a testa rotante, per i medi e bassi fondali si usa un side-scan sonar o uno strutoscan dalla superficie. Comunque, sono tutti sistemi di scansione che mostrano cosa c'è sul fondo, cosa emerge dal fondo. Quando si trova qualcosa che può essere interessante da andare a vedere, si cala in acqua il robot subacqueo, il ROV si chiama, che ha la sua telecamera, anche un suo sonar per permettergli di avvicinarsi agli oggetti. E questo ROV con la telecamera collegata alla superficie viene guidato fino sull'oggetto da cercare, da documentare, e l'oggetto o qualsiasi altra cosa viene documentata in superficie, registrata e poi riutilizzata per filmati come questo. Quindi praticamente sono due le fasi, una è la ricerca e il ritrovamento tramite sonar e l'altra è la documentazione della cosa ricercata, il recupero se in caso si rendesse necessario di piccoli oggetti, ovviamente o di corpi, per la fase successiva. Perfetto, io vi ringrazio ancora e vorrei ricordare il prossimo appuntamento degli aperitivi con le muse, che sarà l'ultimo, il prossimo e ultimo di questa serie natalizia, diciamo. Il prossimo appuntamento è mercoledì 6 gennaio alle ore 11 con Lanfranco Schumann che presenta Parlami negli occhi. Ognuno intraprenderà un viaggio solitario alla ricerca di se stesso e delle proprie parole perdute, scritte, lette, inascoltate, il più delle volte non dette. Modera Laura Marsadri. Grazie ancora a tutti, grazie di nuovo alla nostra presidente della Fondazione e a tutto il CDA e alla prossima, e al prossimo appuntamento. Buona giornata e grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci.